Eccoci a Chiavenna, Chiavenna, pronti a partire, sperando che la meteo sia buona perché stamattina era un po' nuvola, ma si sta pulendo. Colazione energetica. Ecco le cascate di acqua fragia. Stiamo salendo verso il Maloja. Carlo vorrebbe correre ai 60 all'ora, ma io non gli affo. C'è una bella ciclabile di lì, hai visto? Non l'avevo vista. Abbiamo fatto i bravi, ci siamo messi sulla ciclabile. Tanto è talmente bella che pulita, manutenzionata, erba tagliata, asfalto perfetto. Ultima pastiglia del tifo, con questa è la terza, abbiamo finito il ciclo. Vabbè. Siamo a Promontogno, stanno facendo una grossa variante della viabilità. È il castello di Stampa. Che posto! Ci può passare dentro Vico Soprano, paesino grazioso, è tutto pulitissimo. Ecco, c'è la funivia che va al lago Bregaglia, dove c'è la capanna. Avrei voluto andare. Funivia di Albigna. Se poi uno è morto, prende il postale, questo qua, e carica le bici, e carica 5/6. Ciao! Questi sono i nostri due passi che dobbiamo fare oggi. I tornanti del Maloja, gli ultimi tornanti. Adesso scendiamo a Silva Plana, lì ci prendiamo il caffè e poi ricominciamo a salire. A casa mia sono più sporchi. Allora, stiamo scendendo dal passo del Maloja, che in realtà non è una discesa, è un falso piano in discesa. Siamo a 16 km dal St. Moritz, che non raggiungeremo perché giriamo a sinistra per il Juliar Pass, e qui c'è il lago. C'è anche gente in barca e sul windsurf. Ecco qui un ciclista italiano, tipicamente italiano. Siamo a Plaun Dalej, poco prima di Silva Plana, cioè poco prima vuol dire 6,5 km. 1,8 km a Silva Plana. Questo è il secondo lago e c'è un sacco di gente che fa attività nautica con diversi tipi di attrezzo. Qui c'è il vento a favore, si va benissimo, asfalto sempre bellissimo. Silva Plana! Siamo arrivati a Silva Plana! Adesso cerchiamo un barricio. Sul lago vai, sei molto piano e in terra c'è qualche... Dunque, la pista prosegue nel bosco in alto, andando giù verso... Wow, dice. One up download. Già è un misto di tedesco e inglese, vabbè. Abbiamo passato il Juliar Pass, adesso scendiamo verso Tiefenkassel e poi Tusis. Dovrebbe esserci ancora 200-300 metri di salita. Posto super bellissimo, traffico un po' fastidioso ma neanche eccessivo, considerato che comunque è sabato. Poi di solito sono molto educati, a parte gli italiani. Un lago, ma forse più giù. Lago? Sì.
Stiamo scendendo verso Tusis, mancano ancora 36,7 km. Abbiamo passato Bivio, si chiamava quel paese. Bivio, sì. Siamo fermati a leggere i dati tecnici di questo lago, che non abbiamo capito come si chiama. Castilletto si chiama? Marmorera. Vale. E tiene 66 milioni di metri cubi di acqua. Sono le ore 16:30 e siamo a Tusis. Siamo a Tusis, che è il posto più brutto di tutti i posti che abbiamo visto oggi, ed è dove dormiremo. Questo l'avevo scambiato per la statua di un santo da sopra, invece l'ombrellone. Qui sembra dove dorme lei, dice che dorme qua da aprile a ottobre. Dobbiamo andare su di là, vero? Siamo venuti col postale fino a Splügen, che ci ha evitato 28 km e 850 metri di dislivello, perché le previsioni sono brutte la meteo, e abbiamo speso 30 euro a testa per fare 28-26 km con le bici. Quello lì è Splügen, che abbiamo appena lasciato, e da Splügen a Chiavenna 37 km, di cui però credo che 20 siano in discesa. Di più? Forse di più di 20, sì. Eccoci allo Splügen Pass, raggiunto dalla parte svizzera, e l'anno scorso era dalla parte italiana, provincia di Sondrio. E adesso scendiamo verso l'Italia, verso Chiavenna. Siamo in Italia, ecco qua, Chiavenna 29. Salendo da Chiavenna, questo è l'ultimo tornante, il 51esimo. Ciao. 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 Cinquantesimo se l'erano rubato, questo è il 49esimo. Qui si vede il lago, ma è abbastanza asciutto, lo facevo più pieno. Siamo al 45esimo tornante. Oh. 44, pieno di ciclisti che salgono. Ciao. Questo aveva già la protezione antipioggia sullo zaino. Pessimista. Entriamo nel paesino di Monte Spluga, 1908 metri. Sta gocciolando. Comunque mancano 27,7 km a Chiavenna. Quindi dal passo erano veramente una trentina. Quasi una trentina. Bellissimo. Qui la valle dello Spluga si incassa lì dentro, diventa strettissimo. La tutelare, no? Ah, di qua funziona di sicuro. Guarda, ti butti di qua e tobacco, eh? E qui scende decisamente impressionante questa strada.
Ciao. Si è fidato, va a farla in camper sta roba. Guarda, sono veramente imparati. Che strano. Qui ci siamo fatti il panino e la birra, sempre un ottimo posto perché ti taglia il salame, il bresaola, quello che vuoi, che qua tra l'altro si chiama brisaola, e birra alla spina, mangi lì sulla finta erba. E adesso andiamo giù a Chiemenna a prendere gelatino ancora. Qui due panini, le birre costano come due caffè in Svizzera. Dodicesimo tornante, mancano 7 km 36 a Chiemenna. Undicesimo tornante. Oh. Secondo tornante. Eccolo il primo tornante, che per noi è l'ultimo. E dalla fine torniamo a Chiavenna. Il tuo cartello è più bello. Chiavenna City, il ponte di San Giovanni si chiama. Ah, gelato! 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 Adesso andiamo a vedere se non hanno rubato il camper a Carlo. È incredibile, c'è ancora, c'è ancora. Anche questa volta i miei amici non te l'hanno portato via. Eccoci arrivati. Adesso allora azzeriamo il device. Allora, qui dice che abbiamo fatto da Spluga 41 km. Le saliti 6,90.